Signore e signori, buonasera. Prima giornata di Pool Salvezza. Questa sera si affronta un Expo Inos Mortara e Imprese Edile Tedeschi San Sebastian Cremona. Mortara che ha chiuso malamente sabato scorso a Cerminati, una partita che non contava nulla perché purtroppo era già stata acquisita la Pool Salvezza per il gialloblu. Mortara che almeno in panchina porta puntissimo, ma di fatto è inutilizzabile. In campo ci sono Orsini, Bossi, Pierleoni, De Conescu e Capitan Ferretti. Dall'altra squadra allenata da Giovanni Baiardo, fratello di Alberto Baiardo, l'esterno mortarese, ci sono col numero 23 Biggi, il numero 14 Bodini che è il capitano della squadra, il numero 6 Cocchi, palla 2 per il Cremona, il numero 9 Bilotta e il numero 66 Forte. La palla è proprio per Forte, sul quale c'è Pierleoni ad inseguirlo, sale per ricevere Cocchi, scambiano ancora i due, va in penetrazione Forte, si avvicina al ferro, supera Pierleoni e segna i primi due lì, punti della serata. La rimessa di Pierleoni per Orsini, primo schema dell'attacco mortarese. Passa da metà campo servendo Bossi, la palla è spalla canestro De Conescu, De Conescu va in penetrazione, vorrei poi ir apre per Ferretti molto lontano. L'apertura è per Bossi che finta il tiro da tre, scarica De Conescu, che batte Cocchi, il suo tiro sul ferro non va buono, tap out di Bossi, palla a Ferretti che decide di tirare da tre punti, cortissimo il tiro del capitano, rimbalzo di Bodini, palla nelle mani dell'esterno che apre per Bilotta, su Bilotta c'è in marcatura Orsini, la palla è proprio per, ancora per Bodini, da questi a Baggi per la bomba, lunga, palla nelle mani di Orsini, da questa è Pierleoni, è rimasto Forte sulle orme di Pierleoni, si cambia con Cocchi, quindi c'è il De Conescu che è marcato da Forte, si gira fronte a canestro il lungo rumeno e mette i primi due punti di serata per Mortara. 8:48 alla fine del primo quarto, palla nelle mani di Cremona con Bilotta, aspetta l'uscita di Forte, sempre Pierleoni su di lui, gioca con il blocco di Cocchi, poi va in penetrazione. Gli sporca la palla De Conescu, l'ultimo tocco è del giallo-blu, quindi rimessa per i verdi ospiti con 8 secondi alla fine dell'azione offensiva, se ne incarica Bilotta, sale per ricevere Bodini, il suo riccio, il suo tiro è lunghissimo, la palla si arrampica sul sostegno del ferro e termina fuori, palla persa in attacco, rimessa per Mortara da Ferretti ad Orsini, chiama lo schema. La palla è per Bossi, ancora De Conescu, spalle a canestro, arresta il palleggio, lo aiuta ancora Ferretti, la palla va da Orsini che chiama la palla, poi vede il buco, va in penetrazione, apre per Bossi che si alza da tre punti, la palla entra e esce, Bossi è il più lesto di tutti, non è fortunato nel controllo, la palla scappa fuori, rimessa da fondo campo per la formazione ospite. 8:12 alla fine del primo quarto, 2 Mortara, 2 Cremona, palla nelle mani di Bilotta, la palla va è per Baggi, ancora Forte, sempre Pierleoni sulle sue vie, il taglio profondo di Baggi, il suo tiro non va, rimbalzo De Conescu, esce vincitore, poi lo aiuta Pierleoni che passa la metà campo franciato da Bilotta, scambia con Orsini sul quale è rimasto in marcatura il capitano Bodini, Orsini si alza da tre punti, non va il suo tiro lungo, rimbalzo premia Bodini, mani molto fredde da ambo le parti, qui interrompe la corsa e taglia la strada Orsini, primo fallo della partita, primo fallo della guardia mortarese. Rimessa in attacco per la formazione ospite, 20 secondi per l'azione offensiva, se ne incarica lo stesso Bodini. Sale e riceve Cocchi, si apre per ricevere dall'altra parte, poi Bilotta, sempre Orsini in marcatura su di lui, Bilotta prova a batterlo, poi torna indietro, si appoggia a Baggi, da questi ancora a Bodini. Va in penetrazione seguito dal capitano Ferretti, si avvicina al ferro, usa il tabellone e va a appoggiare altri due punti. 2 Mortara, 4 Cremona, palla nelle mani di Orsini, arriva Ferretti, l'aiuta, apertura per Bossi, c'è il taglio profondo di Pierleoni ma viene servito De Conescu, la palla è ancora a Orsini, però Mortara di fatto non ha costruito niente, la riapertura ancora per Bossi che si alza un'altra volta a 3 punti, altro tiro che non va, però De Conescu è lesto, ma è più lesto di Bilotta che gli strappa la palla dalle mani, corre velocemente, il fallo è di Cocchi subito da Cocchi da Bossi, due liberi per il numero 6, non va il tiro, secondo fallo per Mortara. Zanatti dice che stava prendendo la palla e non che stava tirando, per gli arbitri il movimento era congruo, quindi due liberi per il numero 6 in maglia San Sebastian. Non è convinto della scelta arbitrale Alfonso Zanellati, assegno il primo libero di Cocchi, 7 minuti tondi tondi alla fine del primo quarto, 2 falli per Mortara, nessuno ancora speso da Cremona in questa prima parte di match. Il
non va il secondo, rimbalzo di Ferretti, arriva Orsini, due Mortara, 5 Cremona, c'è il blocco De Conescu per Orsini, rimane Cocchi su di lui, Orsini lo batte, apre per Pierleoni che non tira, poi va da De Conescu che si avvicina a canestro e sfruttando la maggior fisicità batte il diretto avversario, palla nelle mani di Bodini, vorrebbe forte spalla a canestro, sempre Pierleoni in marcatura su di lui, la riapertura è per Bilotta che non ha un gran controllo, poi va a prendere, spara una bomba, arriva Ferretti che brucia Baggi, palla per Pierleoni che corre velocemente la metà campo, rimane, è sempre forte in marcatura, marcatura, arriva il blocco di De Conescu, poi Pierleoni interrompe il palleggio, lo aiuta Ferretti su quale c'è Baggi, si è appena oltre delle tre punti, tiro corto di Ferretti, una scelta abbastanza ventata per il capitano, rimbalzo di Cremona, palla da Cocchi spalle a canestro, prova a liberarsi, la recupera Bossi, nessuno l'aiuta, poi arriva Pierleoni, 6 minuti alla fine del primo quarto, 4 Mortara, 5 Cremona, Pierleoni aspetta il blocco di Ferretti, batte, rimane Baggi con lui, ancora De Conescu, da questi Orsini che vorrebbe battere, vorrà battere Bilotta. Il tiro è corto, rimane sul primo ferro, rimbalzo di Baggi, l'apertura di Bilotta è per forte, per fortuna Cremona qui pasticcia malamente e butta via il pallone, palla persa in attacco, cambio, esce Baggi, entra con il numero 4 Sanogo. 5.39 alla fine del quarto, 4 Mortara, 5 Cremona, sicuramente non è una partita di quelle spettacolari. Ci si gioca tanto in questa prima giornata. Palla nelle mani di Mortara con Orsini che aspetta di uscire con Esco oltre la linea dei tre punti. Va da Pierleoni, rimane Cocchi su di lui, vorrebbe liberarsene. Pierleoni si alza da due punti, dice l'arbitro. Il suo tiro è lungo, il rimbalzo di Bilotta. C'è Sanogo che corre il campo, arriva la palla al numero 4 in mano a Cremona che con un doppio giro poi non vede neanche il ferro. Qui rischia un attimo Pierleoni con Cocchi, poi lo batte. Si arresta, De Conescu da tre punti, non va neanche stavolta, altra scelta abbastanza avventata, 5 minuti e 4 secondi la finiamo per il quarto, palla nelle mani di Bodini, sale Cocchi per ricevere, l'apertura invece è per forte, aspetta il taglio di Cocchi che attraversa l'area, De Conescu gioca d'anticipo, l'ultimo tocco è di Cocchi, palla persa in attacco da Cremona, molti pasticci da una parte e dall'altra, 4.53 alla fine del quarto, 4 Mortara, 5 Cremona. Sale la pressione difensiva dei verdi ospiti. Rimessa di Orsini che scambia con Belloni. Il play toscano che chiama lo schema. Passa in questo momento la palla a Bossi. C'è l'uscita di De Conescu che riceve lontano da canestro. Va da Orsini sul quale rimane in penetrazione. La riapertura ancora per Bossi che scarica da tre punti. E da due punti dice l'arbitro. 6 Mortara, 5 Cremona, 4.30 alla fine del quarto, da due punti il tiro di Luca Bossi, comunque a segno, palla nelle mani di Bodini, sale, riceve forte che si alza da tre punti, non va il suo tiro, Ferretti brucia tutti a rimbalzo, palla nelle mani di Orsini, lo aspetta Bilotta, la palla è per Bossi, vorrebbe De Conescu, sempre Cocchi in una marcatura su di lui, De Conescu torna da Bossi, ancora Pierleoni, da questi Orsini, c'è un fallo lontano dalla palla, è del numero 9 Bilotta che tratteneva Capitan Ferretti, quindi 14 secondi per l'azione offensiva di Mortara, rimessa da fondo campo, primo fallo di Cremona, 4 minuti e 7 secondi alla fine del quarto, si incarica della rimessa Bossi, sale per ricevere Pierleoni, il suo tiro è immediato, il tiro è cortissimo, rimbalzo di Sanogo, la palla è nelle mani di Bodini, Sanogo vorrebbe la palla, la riceve Cocchi molto lontano dal canestro, da questi a Bilotta, Bilotta, c'è il blocco in movimento di Cocchi che porta via la difesa mortarese, quindi fallo in attacco di Cocchi, secondo fallo e seconda palla persa consecutiva in attacco della formazione ospite, rimessa per Mortara, se ne incarica Pierleoni, 3.55 alla fine della partita, 6 Mortara, 5 Cremona, mani freddissime da ambo le parti, l'arbitro sta dando indicazioni su come il perché è stato sanzionato il fallo, coach Baiardo non è molto convinto della scelta, comunque si riprende con l'attacco di Mortara con Orsini, la palla è per Ferretti, sale per ricevere Bossi, arriva in questo momento la palla all'esterno mortarese, si apre Pierleoni che però non riceve, riceve Orsini che decide di andare in penetrazione, poi riapre per Bossi che scarica, apre per Pierleoni che non tira, molta confusione, poi Bossi dalla lunetta, il tiro è cortissimo, il rimbalzo è di Cocchi che rischia di perderla, poi la recupera, molta confusione da ambo le parti, palla nelle mani di Bodini, rimane, vorrebbe giocare con Sanogo
che si gira a fronte canestro, poi va a giocargli, sporca il pallone Ferretti. La riapertura è per Cocchi che si alza da 3 punti. È una tabellata clamorosa, ma il tabellone accetta il tiro del numero 6 che era... e va a segno. 6 Mortara, 8 Cremona, 3 minuti e 5 secondi alla fine del primo quarto. La palla è nelle mani di Bossi, nessuno si muove, vorrebbe trova Ferretti sul quale è rimasto Cocchi. L'apertura ancora per Rossini, si spazia con Cocchi, poi ma non può non fischiare fallo in questo momento, perché Cocchi è stramazzato al suolo, è andato letteralmente a travolgere Rossini. Sono due pesi diversi, ok, ma ancora la palla per Mortara, questi a Ferretti che trova il fallo di Forte. Doppio cambio pronto alle viste per la formazione rapida, pronto anche Baiardo ed entrare in campo. Escono Cocchi e Bodini, e per Mortara esce Pierleoni e entra Baiardo. D'altra parte entrano Diop con il numero 15 e Garini con il numero 16, anzi no, scusate, il numero 18 Labovic. Terzo fallo di squadra per Cremona, 2.39 alla fine del primo quarto, 6 Mortara, 8 Cremona. Rimessa da fondo campo per Mortara, 14 secondi dopo il fallo del numero 66 Forte. Apertura per De Conescu, fronteggiato dal Diop, interrompe il palleggio, lo aiuta Baiardo, c'è il taglio di Ferretti ma non viene servito. Baiardo, palla in mano, decide di andare in penetrazione, apre ancora per Bossi che finta il tiro da 3, poi va da Baiardo che apre da 3 punti, non va neanche stavolta. Tocca Forte, Sanogo trattiene in campo, la palla nelle mani dello stesso Forte. Mortara a 3 punti, non ci sta veramente prendendo niente. Cremona ci ha preso con quella tavolata di Cocchi clamorosa. La palla è ancora per Diop che si alza da 3 punti e va a segno, questo molto più preciso. 6 Mortara, 11 Cremona. Pronto un altro cambio, palla nelle mani Ferretti, da questi a Bossi. Mortara dovrà darsi una scossa perché oggettivamente sta facendo poco o nulla per cercare di giocare questa partita. De Conescu rischia, poi se lo trova, la palla è a Ferretti che si avvicina alla canestro e trova 2 punti. 8 Mortara, 11 Cremona, 1.45 alla fine del primo quarto, palla nelle mani di Bilotta, da questi a Labovic, ancora Forte sul quale è rimasto Bossi, poi c'è il blocco di Sanogo, è per profondo, l'apertura, gli sporca il pallone Baiardo, l'ultimo a toccare è Labovic, palla persa in attacco da Cremona, altro cambio, esce Forte, entra il numero 10 Trunic. Rimesso di Baiardo, si apre Orsini ma riceve Bossi sulla pressione a tutto campo, chiama lo schema Luca Bossi fronteggiato da Bilotta, passa in questo momento la metà campo l'esterno mortarese, arriva Orsini per dargli una mano, la palla è per De Conescu, ancora Baiardo che non ha apertura, rimane Diop in marcatura sull'esterno mortarese, la palla è per De Conescu, spalla canestro, vede una possibilità ma sbaglia il tiro, il rimbalzo è di Labovic, l'apertura è per Bilotta, apertura ancora per Diop che finta il tiro da 3 punti, questa infrazione dei passi clamorosa, poi scappa il pallone, lo tocca a Ferretti, non lo prende nessuno, arriva Baiardo, da questi a Bossi. Mortara non ha la superiorità per il contropiede, quindi decide di giocare, Ferretti va a giocare uno contro uno con Sanogo, le apre per Baiardo che finta il tiro da 3, trova il fallo di Sanogo. Primo fallo anche del numero 4, altro cambio, pronto a tornare in campo Bodini, gli esce il campo Bilotta. Quarto fallo di squadra per Cremona, 47 secondi, 8 centesimi alla fine del quarto, 8 Mortara, 11 Cremona, decisamente un primo quarto da punteggio misero. Rimessa di Baiardo, si apre per ricevere De Conescu, su lui c'è Diop in marcatura, la palla è per Bossi, arriva Ferretti per bloccare, rimane Sanogo in marcatura, 7 secondi Mortara dovrà velocizzare, rischia l'infrazione dei passi Bossi, poi la palla è a De Conescu che dalla lunetta va a segnare, 10 Mortara, 11 Cremona, 30 secondi alla fine del quarto, la palla è per Labovic, c'è Bossi su di lui, sbaglia, tocca Ferretti, rimbalzo, l'ultima palla di Mortara, era Trunic, non Labovic, scusate, trova il canestro e il fallo Bossi, ha forzato un po' la conclusione ma è stato premiato, fallo di Bodini, un tiro libero aggiuntivo per Bossi che ha dato la scossa, primo fallo per lui, 17 secondi e 3 centesimi poi alla fine del primo quarto, probabilmente con l'ultima palla probabilmente nelle mani degli ospiti. A segno anche il tiro libero aggiuntivo, 13 Mortara, 11 Cremona. Altro cambio, torna Bilotta, esce
Labovic, 17 secondi e 3 centesimi, si incarica della rimessa il capitano Bodini, l'apertura è per Trunic, è lui che va a costruire il gioco, sui rimane Bossi in marcatura, Mortara ha solo due falli spesi fino adesso in quarto, si apre per ricevere Bodini, la palla è di Ferretti che la tocca per Diop, non è fortunato, il tiro è da due punti e va a segno di Diop. E si chiude il primo quarto, 13 Mortara, 13 Cremona. Una decina di secondi abbondanti alla ripresa del gioco del Pallagulieri per il secondo quarto. Mortara in campo con Baiardo, Orsini, Marcone, De Conesco e Ferretti. Dall'altra parte ci sono Bodini, il numero 5 Farabegoli che fa l'esordio, Sanogo, Diop e il numero 10 Trunic. Quindi cambi da ambo le parti. Si parte con Orsini che effettua la rimessa, l'apertura è per Marcone, sfida tra giovanissimi questa perché tutti e due sono estremamente giovani. Marcone si appoggia a De Conesco, da questi a Baiardo, Alberto Baiardo, ricordiamo, ancora Marcone, ancora Baiardo, c'è il blocco di Ferretti, rimane Sanogo su Baiardo che prova a giocare come aveva giocato prima con Cocchi, ma non è fortunato, non va la sua bomba, palla alle mani di Bodini, da questi a Sanogo, su Sanogo si mette in copertura, poi Trunic da tre punti, il tiro è lungo, tocca Orsini ma il più lesto di tutti Farabegoli, ancora la palla per Diop, stavolta non va il suo tiro, tocca De Conesco, l'ultimo a toccare è Sanogo per la panchina di Cremona, è l'ultimo tocco del Mortarese, per la coppia arbitrale invece la rimessa è giallo-blu, quindi rimessa da fondo campo per Mortara, se ne incaricherà Alberto Baiardo, una palla per Orsini, su quella di marcatura c'è Bodini, passa dentro campo in questo momento il play Mortarese, la palla per Baiardo, vorrebbe De Conesco, spara canestro contro Diop, si apre Ferretti per ricevere, De Conesco va da solo, gli sporca il pallone Diop, palla persa a Mortara, Trunic, e poi c'è lo sfondamento di Trunic che si è un po' abbondante questo fallo del numero 10 perché oggettivamente mi sembrava un contrasto onesto, ma comunque tant'è, primo fallo per Trunic, primo fallo nel quarto, 9 minuti e 5 secondi per la chiusura del quarto, rimessa da fondo campo di Orsini, sale e riceve Marcone, su lui c'è Farabegoli in marcatura, Marcone lo batte in palleggio, passa nel metà campo, si apre De Conesco, Marcone rimane contro Diop, si spazia per il tiro da tre punti che non va, rimbalzo di Trunic, la palla è nelle mani del stesso, corre Farabegoli, la palla è per Diop, spalla canestro, vorrebbe Sanogo, esce Trunic ma Diop va da solo, la riapertura è per Farabegoli, non ha un gran controllo, poi si gira, Diop si gira molto bene e va a segnare i primi due punti del quarto, palla nelle mani di Orsini, da questi a Baiardo, aspetta Ferretti spalla canestro, c'è Sanogo su di lui, Ferretti deve riaprire per De Conesco, da questi a Baiardo nell'angolo che va in penetrazione, poi commette infrazione di passi, palla persa in attacco del Mortara, ennesima brutta giocata in attacco dei gialloblu che stanno pasticciando come non poche, i 13 punti lo sono a testimone, 8-18 alla fine del quarto, 13 Mortara, 15 Cremona, passa nel metà campo Trunic, da questi a Sanogo, Sanogo è da Diop che finta il tiro da tre, Ferretti a bocca la finta, poi giocano a due molto bene, però Mortara sta giocando veramente una partita orrenda sia in attacco sia in difesa, palla in mani di Orsini, 7-58 alla fine del quarto, palla per De Conesco, sale Marcone per ricevere, si ha spazio a Baiardo, arriva però Orsini, va in penetrazione Orsini, Sanogo lo tocca, la palla è per De Conesco che finta, però commette anche l'infrazione di passi, seconda infrazione di passi consecutiva e palla persa in attacco per Mortara, 13 Mortara, 17 Cremona, decisamente non ci sta capendo niente di giallo-blu che hanno approcciato come peggio si poteva una partita che diciamo è già importante per il discorso tranquillità della salvezza contro una squadra che ha molti meno punti in classifica di Mortara, visto che va a fare a Bego in penetrazione, rimane su Marcone su di lui, gli caccia il pallone, per l'arbitro l'intervento di Marcone è falloso, primo fallo anche per Filippo Marcone, primo fallo di Mortara, 7-30 alla fine del secondo quarto, rimessa da fondo campo per Cremona, un fallo per tutti e due, pronto a tornare Cocchi, anzi no, decide di... no, l'arbitro sembra, coach Baiardo prima manda poi ferma il suo giocatore, poi finalmente chiama il cambio, esce Sanogo, torna Cocchi,
po' di confusione sulla panchina del San Sebastian, ma alla fine il numero 4 esce, torna il numero 6 che riceve proprio in questo momento, Giudice De Conescu, la palla è per Bodini che finta il tiro, va a fare a Begoli, Marcone si perde in difesa proprio Cocchi, 13 Mortara, 19 Cremona, 7-17 alla fine del secondo quarto, palla in mani di Orsini, Bodini in marcatura, l'ha preparata bene Baiardo, ma Mortara sta giocando una partita a dir poco orrenda, bruttissima ennesima palla, Zanati chiama time out perché De Conescu ha servito e poi c'è il fallo dei mortaresi, fallo di De Conescu che ha perso la palla, ha commesso fallo, due liberi per Bodini, time out chiamato a Zanellati, 7 minuti e 3 secondi. Primo Tomà di Salata chiamato Alfonso Zanellati che ha visto i suoi partire come peggio non si poteva in questo secondo quarto, 6-0 di parziale, due liberi per Bodini alla ripresa del gioco, Mortara che ha pasticciato in maniera per due frazioni di passi, una palla buttata via, non è riuscito a costruire un trio degno di tale nome fino adesso, la squadra gialloblu che proprio ci sta capendo poco per non dire nulla di questa serata, vediamo se poi riuscirà a scuoterli con questo time out il resto del gioco, Zanellati sta dando indicazioni su come muoversi perché il tiro da tre non va, ma anche provare ad avvicinarsi a canestro, Mortara fino adesso non l'ha praticamente mai fatto, nell'unica occasione il boss ha trovato canestro e fallo, si torna in campo dopo il time out, ci sono i due liberi per Bodini dopo il primo fallo di De Conescu, si posiziona per il tentativo dei due liberi il numero 14 nella casacca Sanse Basket, non va il primo, ancora un tiro libero per lui, non va neanche il secondo, rimbalzo lungo però è di Cocchi perché De Conescu è finito troppo sotto canestro, ancora in penetrazione Bodini, l'apertura è per Trunic che con una bella giocata va a segnare, Mortara sta veramente facendo ridere, scusate il termine, ma è una cosa veramente, fallo di Farabegoli su Marcone, ma veramente questi approcci di Mortara in questo secondo quarto soprattutto è a dir poco discutibile perché non si possono commettere errori. Rimessa per il fallo subito da Marcone nella metà campo difensiva di Mortara, si apre lo stesso Marcone che riceve sempre Farabegoli. Peraboli su due, scusate, pronto a tornare il numero Baggi, la riapertura per Orsini, da questi a Ferretti, ancora Orsini, batte Cocchi che commette un altro fallo, pronto a tornare Baggi, vediamo, esce Diop che il suo fino adesso l'ha fatto perché ha segnato, ha messo in difficoltà Mortara, rimessa da fondo campo, secondo fallo di Cocchi, rimessa, un arbitro dice fondo campo, l'altro dice laterale, ed è laterale davanti alla nella zona offensiva di Mortara, se ne incarica lo stesso Orsini, sale per ricevere e ricevere Conescu, scambia con Ferretti su quale è andato Baggi in marcatura, la palla è per Baiardo, rimane proprio Baggi sul Alberto Baiardo, lo batte in penetrazione, si alza dalla lunetta e finalmente Mortara segna in questo quarto, 15 Mortara, 21 Cremona, palla nelle mani di Bodini, da questi a Baggi, Ferretti in marcatura, arriva Feraboli, ancora Trunic, Trunic finta, va in penetrazione, batte in un primo Baiardo, poi sulla rimbalzo commette fallo Ferretti, due liberi per Trunic, primo fallo anche di Ferretti. ...6-11 alla fine del secondo quarto. Assegno il primo libero di Trunic, ancora un tiro libero per il numero 10 in casacca cremonese, assegno anche il secondo, 15 Mortara, 23 Cremona, rimessa con pressione del campo per Orsini che poi decide di giocare da solo, va da Conescu che non controlla in un primo tempo il pallone, si interrompe, lo salva Ferretti, ancora Marcone, vorrebbe giocare ancora con De Conescu ma non riesce, la palla è per Ferretti che si alza da due punti, dice l'arbitro, 17 Mortara, 23 Cremona, palla nelle mani di Bodini,
la palla è per Ferraboli, Trunic sul quale è andato in marcatura Orsini, passa Trunic, scivola in cespica, è infrazione di campo, quindi palla recuperata da Mortara, pronto a tornare forte col numero 66, esce Trunic. Sarà Orsini a incaricarsi della rimessa davanti al panchino con Zanellati. Sale e riceve De Conescu, sul quale c'è Cocchi, la palla è per Ferretti, vorrebbe giocare con Alberto Baiardo e lo trova, rimane Baggi su Baiardo. Baiardo va in penetrazione, poi si spazia, apre per Marcone che non ha, poi si spazia per il tiro da tre punti, cortissimo, nessuno arriva a rimbalzo. Rischia di perdere palla Ferraboli, poi bravo Cocchi, attentina, passi in questo caso, la palla è poi per Forte, da queste Bodini da tre punti, non va il tiro, rimbalzo di Ferretti, la palla è per Orsini, molta confusione da ambo le parti, 5-10 alla fine del quarto, palla per Orsini che apre per Baiardo che si alza da tre punti e va a segno Alberto Baiardo, 20 Mortara, 23 Cremona, 4-57 alla fine del quarto, la palla è per Ferraboli, c'è sempre Marconi in marcatura su di lui, c'è Baiardo che cerca l'anticipo su Bodini ma commette fallo, primo fallo per lui, quarto fallo per Mortara, doppio cambio per Cremona, tornano Bilotta e Labovic, escono Ferraboli e Bodini, quarto fallo di squadra per Mortara in questo momento, primo fallo di Baiardo, rimessa in attacco, se ne incarica Labovic. Arriva per ricevere il Bilotta sul quale c'è Marcone, un po' poi un po' di gioco maschio, Ferretti poi recupera il pallone, dopo un po' di confusione Mortara recupera il pallone con Marcone, poi Ferretti, da questi a Baiardo, ancora Orsini che finta il tiro da tre, va in penetrazione, cerca Ferretti che lo recupera e poi con un gioco di prestigio va a realizzare. E coach Baiardo va a chiamare time out. 22 Mortara, 23 Cremona, 4-23 alla fine del secondo quarto. Time out ancora in corso, stavolta voluto da Giovanni Baiardo, dicevamo coach di Cremona, pronto un cambio ancora per Cremona, si tornerà in campo dopo il canestro realizzato da Ferretti da sotto, una bella giocata, cambio, torna Sanogo e va a accomodarsi Baggi in panchina, 4-23 alla fine del secondo quarto, 22 Mortara, 23 Cremona, si può ricominciare con... L'arbitro ha qualcosa da dire a Cocchi per come è posizionato il blocco, perché forse era un po' abbondante il suo gomito. Comunque si riprende con la rimessa di Forte, sale per ricevere Labovic sul quale in marcatura c'è Baiardo. La palla poi è per Bilotta, fronteggiato da Marcone, passa a metà campo in questo momento Cremona. Sale ancora Labovic per ricevere, all'apertura è per Cocchi, vorrebbe spalle a canestro Forte, fronteggiato da Orsini. L'apertura è per Bilotta che al tiro da tre non va dentro e fuori, c'è un fallo a rimbalzo, perché vediamo chi è il numero 4 Sanogo che ha trattenuto a rimbalzo, quindi palla recuperata da Mortara, sul rimbalzo Sanogo tratteneva gli avversari, quindi secondo fallo per lui, quarto fallo di squadra anche per Cremona, 4 minuti in questo momento alla fine del quarto, Marcone passa a metà campo progettato da Bilotta. L'apertura per De Conescu, da questi Orsini, ancora spalle sotto canestro per Ferretti, Mortara mette la testa avanti, 24 Mortara, 23 Cremona, altra bella giocata alto basso, pronto a tornare Diop, Cremona in attacco con Bilotta, da questi a Labovic ancora Cocchi, spalle a canestro Forte, sempre Orsini in marcatura su di lui,
gli sporca il pallone, rimessa da fondo campo per Cremona, cambio, esce Cocchi, torna Diop. 11 secondi per l'azione offensiva della squadra ospite, pronto per la rimessa Bilotta. Si può procedere alla ripresa del gioco. Apertura per Sanogo, sale, riceve forte oltre i tre punti. C'è Bilotta che fa vedere come Marcone lo tenga, ma... E poi Bilotta sul cambio di marcatura rimane con De Conesco, alza la parabola e va a segno. Marcone passa la metà campo in questo momento. Apertura di Marcone per De Conesco, da questi Orsini, ancora Baiardo che ha perso un turno di gioco, la palla è per Marcone nell'angolo e va a segnare a tre punti Marcone, 27 Mortara, 25 Cremona, 2.58 alla fine del quarto, palla nelle mani di Bilotta, c'è il blocco di Diop, Bilotta va in penetrazione, si arresta, trova il fallo di Marcone, secondo fallo per lui, non va a segno, due liberi. Danti dice che è il numero 9 che ha allargato il gomito, il braccio, quindi secondo fallo di Marcone, due liberi per il numero 9 in casacca Cremona. A segno il primo libero di Bilotta. A segno anche il secondo, 27 Mortara, 27 Cremona. Palla nelle mani di Marcone, corre velocemente il campo, poi apre per Baiardo che si alza da tre punti e non va stavolta, la palla si arrampica su sostegno. Applaudo a Zanellati perché era Baiardo a tenere tutta la giocata in transizione. Rimessa di Cremona, palla ancora per Bilotta, 2.40 alla fine, pronto a tornare Pierleoni che finora non ha inciso minimamente. Per la verità in Mortara ne ci sono in pochi. Diop finta il tiro, poi si alza dalla lunetta, stavolta non va, però Sanogo è più lesto di tutti, non c'è nessuno dei lunghi di Mortara, sono usciti tutti e due, tutti e due sono usciti su Diop e la palla è finita a Sanogo perché nessuno lo marcava. Palla nelle mani di Baiardo, da questi Dorsini, ancora Baiardo, rimane Sanogo su due, arriva De Conesco per il blocco. Baiardo finta, va a giocare con Diop, poi interrompe il palleggio, apre ancora per Marcone a tre punti e ancora a segno Marcone, 30 Mortara, 29 Cremona. Palla, due minuti alla fine del quarto, palla in mani forte, vorrebbe la spalla Diop, spalla canestro, si gira e fronteggia, arriva Labovic ma Diop decide di giocare da solo, poi apre per Bilotta che finta il tiro, la riapertura è per Forte che si alza da tre punti, a segno, 30 Mortara, 32 Cremona. 1.38 alla fine, palla in mani di Baiardo, arriva De Conescu, la palla è per Orsini, un po' rischioso questo palleggio, ancora Ferretti spalla a canestro, poi ci gira fronte a canestro, il suo tiro non va, rimbalzo di Bilotta. Si spazia il play, oh, e ancora una volta Sanogo salta in mezzo a un'elva di gambe ed è più lesto di tutti a bruciare Mortara che sta veramente soffrendo in maniera indecente in difesa, perché non è possibile concedere così tanti tiri doppi alla formazione doppia. 30 Mortara, 34 Cremona, Marcone vorrebbe giocare con De Conesco, trova Ferretti, da questi a Baiardo che finta il tiro e commette infrazione di passi un'altra volta, cambio per Mortara, torna, entra Pierleoni, va via, esce Orsini, dall'altra parte è pronto a tornare Trunic, esce Labovic, 58 secondi e 3 centesimi, 30 Mortara, 34 Cremona. La rimessa è di Forte per Trunic, si apre per ricevere Diop molto lontano a canestro, la palla è per Bilotta, passa sul blocco di Diop, gioca due col suo lungo, finta il tiro da tre punti, Ferretti rimane con lui, ancora Bilotta, sempre il blocco, poi si apre, gioca nella due, sbaglia ma commette fallo Ferretti, con due liberi per Diop, secondo fallo di Ferretti. Mortara soffre tremendamente questi giochi in due con il ancora due liberi per Cremona. A segno il primo libero di Diop, ancora un tiro libero per lui. Poi 39 secondi per finire il quarto e andare nell'intervallo lungo a riflessare a questo primo due quarti. A segno il secondo, 30 Mortara,
36 Cremona, esce Bilotta, torna Bodini, rimessa di Ferretti, si apre Baiardo per ricevere, lui rimane forte in marcatura, il cambio rimane di Ob, vorrebbe giocare con De Conescu, spalla a canestro, c'è il taglio di Ferretti, però la palla in mezzo alle gambe nessuno, ennesima palla persa in attacco da Mortare in maniera indecente, recupera il pallone Bodini, la questia forte, tecnicamente può andare fino al termine perché non c'è discrepanza, forte è fronteggiato De Conescu molto da lontano, è corta la sua scodellata, un secondo e 8 centesimi per l'azione offensiva di Cremona dalla rimessa da fondo campo, coach Baiardo chiama time out, si torna in campo dopo il time out voluto da Giovanni Baiardo, il tecnico di Cremona, con un secondo e 8 centesimi, rimessa da fondo campo per la sua formazione in attacco, quindi vediamo cosa succede. Mortara è tornato in campo, Bossi è uscito, Marcone gravato di 2 falli ricordiamo, quindi viene preservato, la rimessa se ne incarica Trunic, vediamo chi si apre, apre forte che però ha anche il tempo di tirare, non va, finisce il secondo quarto 30 Mortara 36 Cremona, ci sentiamo dopo l'intervallo lungo. 10 secondi ha ripreso il gioco, il terzo quarto, 30 Mortara, 36 San Sebastian Cremona, Mortara in campo con Orsini, Bossi, Pierleoni, De Conescu e Ferretti, ovvero il quintetto che ha iniziato, dall'altra parte ci sono Bilotta, Bodini, Baggi, Cocchi e Fer e Forte, quindi entrambi gli coach scelgono il quintetto con cui è iniziato la partita. Palla, la prima palla nelle mani di Cremona, 30 Mortara, 36 gli avversari, palla nelle mani di Bilotta, da questi a Bodini sul quale c'è Bossi in marcatura, Baggi prova a giocare, Bodini va in penetrazione, arriva Ferretti, lo stoppa, ma è successiva, c'è l'infrazione di passi del capitano della San Sebastian, che però è stata fischiata dall'arbitro lontano. Comunque, prima palla persa in attacco a Cremona, riparte Mortara, Orsini, Ferretti si apre per ricevere Bossi, che deve, viene da palla, la palla è per Pierleoni, che non ha ancora praticamente preso un tiro, la palla è per Orsini, che finta il tiro su Bodini, va in penetrazione, ancora Bossi, molta confusione, poi Bossi da 2 punti e a segno, primi 2 punti di Bossi in questo quarto, 32 Mortara, 36... Cremona, palla nelle mani di Bilotta, c'è, arriva il blocco, la giocata Cocchi, si apre per ricevere forte, imprecisione di Bilotta, palla nelle mani della panchina del Sunset, quindi palla persa in attacco da Cremona, seconda consecutiva, rimessa in attacco per Mortara, se ne incarica Pierleoni, viene fatto posizionare antenapini, la palla è per Orsini, ancora Bossi sul quale rimane Baggi, sale per ricevere De Conescu che dopo qualche buona giocata nel quarto è sparito letteralmente dal campo, ancora la palla è per Ferretti che si alza dalla lunetta, va a segno, 34 Mortara, 36 Cremona, stavolta Bodini costruisce gioco, 8:50 alla fine del quarto, su lui c'è Bossi in marcatura, sale per ricevere forte seguito sempre da Pierleoni, si apre anche Baggi, rimane De Conescu con forte, da questi a Bilotta che prova a battere Orsini, va in penetrazione, poi è un ibrido, la palla però finisce a Cocchi, non era un tiro, è diventato un assist, Cocchi è più grosso di Pierleoni perché sull'uscita di Conescu è rimasto per in marcatura, palla nelle mani dello stesso Pierleoni, prova a toccargliela forte, Pierleoni prova a spaziarsi, poi va da Bossi, da questi a Orsini che finta il tiro, poi rimane con lui Bodini, va in penetrazione, l'apertura è per Pierleoni che si alza da 3 punti, il tiro non va, è lungo rimbalzo di Bossi che però per evitare, apre per la cieca, palla nelle mani di
Bodini da questi a Bilotta che si alza da 3 punti, stavolta è a segno, 34 Mortara, 41 Cremona, decisamente più precisa e più con la testa sulla partita. Palla in mano di Orsiti, 7.56 alla fine del primo quarto. Orsini apre per Bossi, da questi a Ferretti, ancora Pierleoni, sempre gioco esterno, la palla per De Conesco, ancora Ferretti. Ferretti decide di giocare con Pierleoni che perde palla e butta via un altro pallone, si dispera anche Zanellati, palla nelle mani di Forte, si alza da 3 punti, il suo tiro non va, Ferretti a rimbalzo solo, poi va per Orsini, prova a scuotere i suoi, Orsini va in penetrazione, palleggia su un piede, la palla finisce per Leone, ancora Orsini che si alza e va a segno, segnando 36 Mortara, 41 Cremona. Primi 2 punti di Simone Orsini nella partita, 7-12 alla fine del terzo quarto, e ancora Bodini palla in mano, vorrebbe giocare con Baggi, arriva la palla invece per Cocchi, c'è il taglio di Bilotta, scambiano i due, ancora Bilotta, cioè, qui però non può, c'è il fallo di Orsini che dice che ha sbracciato, comunque fallo di Orsini, 2 liberi per Cocchi. Sul cambio difensivo, secondo fallo di Orsini, primo fallo nel quarto per Mortara, primo fallo nel quarto in generale. 2 falli per Orsini, 2 falli per Ferretti, 2 falli per anche per Marcone, 2 liberi per Cocchi. A segno il primo. Ancora un tiro libero per lui. Cortissimo secondo, rimbalzo De Conesco. Palla in mano di Pierleoni che vorrebbe giocare con De Conesco, lo fa in questo momento, De Conesco va in penetrazione, gioca con Bossi, ottima taglio sulla linea di fondo di Bossi che è sicuramente al momento il mortarese più presente sulla partita. Zanellati chiama la difesa a zona per la prima volta nella partita, palla per Bilotta, da questi a Baggi, si apre Forte, sempre Forte, molto tempo palla in mano, poi riapre per Bilotta, da questi a Bodini che batte il recupero di Pierleoni che però è bravissimo perché dietro gli tocca la palla, poi corre, gioca per Orsini, un po' rischiosa la giocata, ancora Pierleoni che si alza da 3 punti, suo tiro non va neanche stavolta, Baggi a rimbalzo brucia De Conesco, la palla è per Forte, da questi a Bilotta, Cocchi sotto canestro, la riapertura è per Forte che finta il tiro a 3 va da Baggi, ancora la riapertura per Bilotta che non va al suo tiro, rimbalzo di Ferretti. 5.55 alla fine del quarto, molta confusione, 38 Mortara, 42 Cremona, corre Pierleoni, poi decide di ragionare con Orsini, ancora Pierleoni, la palla è sulla linea di fondo per Ferretti, su lui c'è Bodini, Ferretti molti palleggi, la palla poi è per Bossi nell'angolo da 3 punti, non va il suo tiro, nessun mortarese a rimbalzo, recupera la palla Cremona, corre Forte, vorrebbe giocare con sempre zona per Mortara, ancora Forte da 3 punti, non va il suo tiro, rimbalzo di Ferretti, l'ultimo tocco è di Cocchi, doppio cambio, pronti a tornare Diop e Labovic, vediamo chi sono i giocatori che lasciano il campo, escono Baggi e Bodini, quindi rimessa di Orsini per Pierleone, 5-21 alla fine del terzo quarto, 38 Mortara, 42 Cremona, punteggio bassissimo in questa partita, moltissimi errori, quelli di Mortara però purtroppo per i gialloblu sono maggiormente. Ancora Pierleone, il tiro è cortissimo un'altra volta, sta adesso Forte, corre il campo, Cocchi la recupera, arriva Bossi che sporca il tocco di Bilotta, pronto a tornare Marcone, si accomoda Pierleoni che sicuramente non ha avuto una serata decisamente positiva. 5 minuti e 3 secondi per chiudere il quarto, azione offensiva di 18 secondi ancora per Cremona, l'arbitro fa funzionare Bilotta che è il giocatore incaricato di effettuare la rimessa, si apre per ricevere Cocchi, la riceve, scambia con Bilotta che va su in fondo, poi interrompe il palleggio, la palla è per Diop che finta il tiro, va in penetrazione e fallo in attacco di Diop, lo sfondamento, fallo di Diop, primo fallo per lui, palla persa in attacco nuovamente da Cremona, parlano Orsini e Marcone su come impostare il gioco.
coach Baiardo. Si chiariscono l'arbitro e Giovanni Baiardo, tecnico della formazione ospite. Zanetti non ha gradito molto la sceneggiata del giovane coach avversario, perché ha cercato di creare confusione agli arbitri. Rimessa di Orsini per Marcone, su lui c'è Bilotti in marcatura, la palla è per Bossi. Bossi scambia con Ferretti, un po' rischioso, Cocchi sempre le mani addosso, gli arbitri però lasciano giocare questo tipo, tollerano, ancora Marcone, ancora Bossi, Mortara non ha costruito letteralmente nulla, quindi Bossi va in penetrazione, l'apertura è per Marcone che deve tirare, tiro cortissimo, brutta scelta di Mortara e scadono i 24. Nessuno, palla persa, 38 Mortara, 42 Cremona, 4-29 alla fine del terzo quarto. Partita che si trascina con una serie di errori incredibili. Chiama la difesa nuovamente a zona Mortara. Palla in mani di Bilotta, c'è il blocco di Diop, la palla invece per Cocchi, ancora Bilotta che apre nell'angolo per Forte. C'è il taglio di Cocchi che riapre per Diop che non ha controllo la palla. Palla persa in attacco da Cremona. Ripartirà con la rimessa per Mortara, la palla nelle mani in Marcone. Orsini va in penetrazione, apre per Marconi che si alza da tre punti, a segno ancora Marcone, 41 Mortara, 42 Cremona, 3-53 alla fine. Ha chiamato la zona, Marcone è rimasto in pressione, viene richiamato in difesa da Cozzanellati, la palla è ancora per Diop, da questi a Cocchi che si alza da tre punti. Una volta va bene, due no, perché prima nel primo va bene tutto, ma tirata una tabellata clamorosa come nel primo quarto precedente. Palla nelle mani di Bossi, si apre Ferretti che si alza da tre punti, anche il capitano, il suo tiro non arriva neanche al ferro, scelta avventata quella di Ferretti, la palla è per Cocchi, gliel'ha tirata nei piedi, l'ha recuperata, poi la recupera ancora Cremona, palla è per Diop che si alza da tre punti, non va il suo tiro, rimbalzi De Conescu e poi Bilotto va a commettere fallo sul lungo mortarese. 3-14 alla fine del quarto, triplo cambio per Corso e Baiardo, escono Forte, Bilotta e Cocchi, tornano Sanogo, Trunic e Bodini, secondo fallo di Bilotta, rimessa di Mortara, la palla in mani di Orsini, 3-12 alla fine del quarto, passa la metà campo pronunciato da Bodini, arriva il blocco di De Conescu, si apre per ricevere Ferretti, scambia con Bodini, Orsini si alza da tre punti, il tiro è cortissimo, si scusa con i compagni, però è stata una scelta anche questa poco attendibile, finta di Diop, ancora il tiro a tre, la palla è per Bodini che va in penetrazione, riapre per Trunic, tocca Bossi sulla scarica ancora di Trunic a favore di Bodini, 13 secondi per l'azione offensiva, rimessa in attacco per Cremona, 2-49 alla fine del terzo quarto, 41 Mortara, 42 Cremona, una partita che sicuramente non è per esteti del basket, ma è una partita da post season, si giocano punti pesanti per la salvezza. Rimessa in attacco di Bodini, la palla è per Sanogo. Sanogo non ha nessuno, va in penetrazione, apre per ancora l'apertura, qui si è distratto Bossi, Trunic da tre punti, punisce Mortara. La difesa zona negli angoli è debole, qui Bossi si è girato dalla parte sbagliata, palla nelle mani di Marcone, esce Diop su di lui, la palla è per Ferretti, vorrebbe Orsini ma non riesce a ricevere, trova Bossi che deve fronteggiare Bodini, poi va in penetrazione, riapre per Marcone che deve fintare, poi fa una magia ma non va bene, palla nelle mani di Sanogo, brutta scelta di Mortara perché ha pastucciato. Bodini corre velocemente il campo, la riapertura è per Trunic dallo stesso angolo di prima, ancora a segno Mortara. Baiardo non ha, sta pasticciando in attacco e fa facendo decisamente male in difesa, palla in mani di Bossi, ricordiamo Pontisso non è ancora operativo, fallo di Labovic, 41 Mortara, 48 Cremona che in un amine ha piazzato due bombe con Trunic, finora molto silente. Rimessa in attacco del Mortara, terzo fallo di squadra per la formazione ospite, 1-49 alla fine del terzo quarto, quarto velocissimo che non ci sono state tante interruzioni. Rimessa di Bossi, sale per ricevere De Conescu, la palla è per il lungo rumeno,
riapre per Bossi. Marcone dovrà forzare qualcosa. Ancora De Conescu che si alza da tre punti. Tiro sul perro lungo, non viene ricevuto. Palla per Cremona con Bodini. Si alza Baiardo dalla panchina mortarese. La palla è per Diop. Ancora Bodini. La palla vorrebbe Sanogo. Invece trova Trunic nell'angolo. Si alza per la terza bomba consecutiva. Stavolta non va. Il rimbalzo lungo è di Labovic. Però poi finisce nelle mani di Orsini che va da Marcone. C'è Bossi che deve controllare in qualche maniera, però poi non è brutto il passaggio di Marcone. Stavolta Bossi ha fatto quello che ha potuto, ma rischia tantissimo. Poi Bossi su Rieno con me. Infrazione di passi, viene data infrazione di passi, non fallo a Sanogo che protesta. Cambio per Mortara, vediamo chi esce. Bossi, torna Baiardo. 1 minuto e 6 secondi. 41 Mortara, 48 Cremona. Mortara partirà in attacco con 14 secondi per l'azione offensiva. Sarà stesso Berto Baiardo a incaricarsi la rimessa. Anzi no, se ne incarica Orsini che manda via Baiardo. Pronto per la rimessa, sale per ricevere De Conescu. Arriva Baiardo che riceve, fronteggiato da Trunic. C'è Sanogo su di lui, fallo di Sanogo. Terzo fallo di Sanogo, altri 14 secondi per Mortara. Quarto fallo di squadra per Cremona, 1 minuto e 1 secondo, torna Cocchi velocemente, esce Sanogo gravato di 3 falli. Rimessa di Orsini, si apre Baiardo, fronteggiato da Trunic, ancora Baiardo scambia con De Conescu, 10 secondi, rimane Cocchi su di lui, va in penetrazione Baiardo, viene stoppato, arriva Ferretti, è caduto malamente Baiardo perché... è rimasto sotto la caviglia di Cocchi, quindi viene dato l'ok per l'intervento del medico. Pronto, ci dovrà essere il cambio. Baiardo, presentazione, è caduto sotto Cocchi. Cocchi è 3 volte lui come dimensioni. Recuperato Ferretti. 50 secondi e 1 centesimo alla fine del terzo quarto. Baiardo è a bordo campo. Cocchi lo aiuta a rialzarsi. È più che altro una botta, fortunatamente. C'è il cambio, pronto a tornare Pierleoni. Zanetti prova a scuotere il suo esterno romano perché finora è stata una partita assolutamente negativa per Federico Pierleoni, che ha avuto un buon... ancora difesa zona per Mortara, 50 secondi di 1 centesimo, palla nelle mani di Trunic, 43 Mortara, 48 Cremona. C'è il blocco di Diop che poi non riceve in un secondo tempo. Ancora Trunic, ancora Diop che si alza da 3 punti e va a segno. Trentatré secondi e 4 centesimi, palla da Orsini a Pierleoni che passa la metà campo. La palla è per Ferretti, arriva Marcone per ricevere. Mortara però non costruisce praticamente mai nulla. Qui sono iniziative personali. Cocchi si aggancia, però non può non fischiare ste cose. Non può non fischiare, Cocchi si aggancia, ha abbracciato Marcone. Ultimi 4 secondi, Trunic si alza da 9 metri e va a segno. Questa è pesantissima. E finisce il quarto. Zanellati sta protestando con gli arbitri perché si sono Cocchi si è letteralmente abbracciato Marcone, l'arbitro ha fatto giocare. Dice che... Quarantatré Mortara, 50 carattere Cremona. 10 secondi per la ripresa del gioco. 43 Mortara, 54 Cremona, che ha piazzato una lungo pesante con le bombe di Trunic, che ha messo 3 bombe su 3 consecutive. L'ultimo 9 metri, dopo però un fallaccio clamoroso di Cocchi che ha abbracciato Marcone portandoselo letteralmente in braccio. L'arbitro ha fatto giocare, Zanatti ha provato a protestare. Rimessa per Mortara, se ne incarica Alberto Baiardo. La palla è per Pierleoni che è in campo con Baiardo, appunto Orsini, Ferretti e De Conescu. Sale proprio De Conescu per ricevere, la palla è per Baiardo che si apre a 3 punti. Il tiro è lungo, rimbalzo di Pierleoni, ancora Baiardo, ancora da 3 punti, ancora errore e palla nelle mani di Bodini. Baiardo sta cercando di dare una mano ma fa più danni che guadagni in questa... palla ancora nelle mani di Trunic che finta il tiro da 3, rischia l'infrazione di passi, va da Bodini, arriva Diop per il blocco, tiro da 2 punti, non va a segno.
tocca per ultimo Orsini. Di me, questo è nettamente tocco di Orsini, qui è l'arbitro che hanno sbagliato, era nettamente palla di Cremona stavolta. Rimessa di Orsini, palla nelle mani di Pierleoni, chiama lo schema, 9-18 alla fine della partita, palla nelle mani di Conescu che interrompe il palleggio, poi va ancora da Pierleoni. Orsini va in penetrazione, non va neanche stavolta il suo tiro, altro erroraccio di Mortara, la palla è per Labovic, Labovic sotto per Cocchi, Cocchi per Diop, lo fronteggia Ferretti, Diop non va a segno, rimbalzo di De Conescu, almeno a livello di rimbalzo sta cercando di farsi valere, quanto a punti dopo i primi quarti non è più segnato, palla ancora per Orsini, interrompe il palleggio, va da Baiardo dopo essere andato a Ferretti, ancora Baiardo, ancora Orsini che finta il tiro da tre e esce Labovic che commette fallo di fianco dando un'ancata, pronto un cambio, torna forte, esce proprio Labovic, 8-36 alla fine della partita, sempre 43 Mortara, 54 Cremona. Mortara non riesce mai minimamente ad avvicinarsi, si era avvicinato fino al 41-42, poi ha preso il parziale firmato tutto da Trunic ed è scivolato nuovamente adesso alla finale 11, ancora la palla nelle mani di Conescu, da questi è Pierleoni, vorrebbe giocare con Ferretti, non riesce, la palla è per Orsini, la palla è per De Conescu, 4 secondi, Mortara deve tirare, tira Orsini allo scadere dei 24, non va, però qui forte, ha nettamente pestato le linee di fondo con la palla in mano, ancora la palla per lui, passa la metà campo, palla per Diop, ancora forte su lui Baiardo che commette fallo sul blocco. Secondo fallo di Baiardo. Stasera la palla è per Diop, va per le terre Ferretti, c'è il fallo di Trunic che ha sgambettato il capitano mortarese, secondo fallo di Trunic, si deve asciugare il parquet, deve andare per terra Ferretti, sempre 43 Mortara, 54 Cremona, 8 minuti 8 secondi alla fine della partita, una partita che è veramente di una bruttezza come poche, personalmente me ne ricordo, ma credo che anche i colleghi qui vicino sinceramente si ricordino poco. Torna Sanogo, esce Diop, oggettivamente quest'anno forse una delle peggiori prestazioni di Mortara, considerando senza nulla, senza offesa, ma la qualità di Cremona non è quella di squadre che sono venute qua come Saronno e Gazzada, oggettivamente non riuscire ad andare oltre 43 punti dopo 32 minuti di gioco mi sembra un po' poco per una squadra come Mortara. La palla di Orsini, da questi a Baiardo, cioè è pronto a tornare Bilotta, la palla è per Pierleoni che si alza da 3 punti e stavolta va a segno, 46 Mortara, 54 Cremona, primi punti di Pierleoni, si è alzato anche coach, qui vanno per terra in due, molta confusione, poi alla fine la palla è nelle mani di Forte, su lui c'è Pierleoni, ancora Sanogo, spalla canestro, lo sporca Pierleoni che però commette fallo, vediamo chi viene dato, alza la mano Ferretti, fallo di Ferretti, terzo fallo per lui, cambio, torna Bilotta, esce Trunic, terzo fallo di Ferretti, diciamo 7-29 alla fine della partita, rimessa da fondo campo con 14 secondi per l'azione offensiva, dice di non simulare come ha fatto prima Baiardo, sembrava che il contatto falloso potesse esserci, tant'è, rimessa di Bilotto da fondo campo su quale c'è proprio Baiardo in marcatura, si apre Sanogo franciato a Pierleoni, la palla è per Bodini, ancora Bilotta, Baiardo l'ha perso, il tiro non punisce Baiardo che poi ha anche la mano il rimbalzo lungo, va a giocare contro Bilotta, si interrompe il palleggio, ancora Ferretti, Mortara però non riesce a costruire un'azione di gioco degna di tale nome, la palla è ancora per Baiardo, da questi a Pierleoni che ha affrontato la Forte, va in penetrazione, aiuta Ferretti che si alza da 3 punti e va a segno il capitano, 49 Mortara, 54 Cremona, 6-57 alla fine della partita, palla nelle mani di Bilotta, si apre Sanogo per ricevere, Orsini gioca anche all'anticipo su Bodini ma non è fortunato, poi Ferretti tocca la palla, favore a Bilotta che apre ancora per Bodini, da questi a Cocchi, palla a Sanogo sotto canestro, Pierleoni tocca Orsini, salva Pierleoni, Mortara recupera un altro pallone, l'arbitro fischia, non si è resettato il cronometro dei 24 e si era partito da 10, quindi viene fermato. Vediamo quanti secondi verranno dati a Mortara, dovrebbero essere passati dai 4 ai 5, non era stato resettato il cronometro dei 24.
20 secondi per l'azione offensiva di Mortara. La palla è per Baiardo, franciato da Bilotta, passa la metà campo Alberto Baiardo, sempre Bilotta su di lui. Baiardo gioca da solo e va a segnare. 51 Mortara, 54 Cremona. E Giovanni Baiardo chiama time out. 6:30 alla fine della partita. Mortara ha avuto una scossa in questo inizio di quarto. Vediamo se è solo un fuoco di paglia o sarà una, ci sarà continuità nelle giocate offensive e difensive dei gialloblu. Coach Baiardo deve chiamare time out per dare una, provare a scuotere i suoi, che hanno avuto una via invece tutt'altro che positivo dopo un ottimo finale di terzo quarto nel quale avevano piazzato l'allungo che poteva sembrare decisivo per questa partita, visto anche le percentuali di realizzazione, ma poi la squadra si è fermata e Mortara ne ha approfittato per rientrare prontamente nel match. 51 Mortara, 54 Cremona, 6:30 alla fine della partita. I due coach stanno dando indicazioni ai rispettivi giocatori per questa ultima fase calda della partita. Si torna in campo dopo il time out chiamato da Giovanni Baiardo a seguito del canestro subito dal fratello Alberto. Rimessa da fondo campo per la formazione ospite. Rimessa se ne incarica Bilotta. La palla è per Bondini, è lui che va a costruire il gioco. Ancora Bondini, Bilotta, scambiano, la palla è per Cocchi, c'è forte fronteggiato sempre da Pierleoni. Commette fallo Pierleoni sul numero 66. 14 secondi. Primo fallo di Pierleoni, terzo fallo di squadra per Mortara, 6:16 alla fine della partita. Rimessa in attacco per Cremona con Bilotta che si va a incaricarsene. La palla è per Sanogo, si apre per ricevere Bodini, vorrebbe ancora Bilotta il tenere di tre punti. Si alza da tre punti e va a da due punti viene dato. Due punti, i primi due punti del quarto per la formazione ospite. 51 Mortara, 56 Cremona. 6 minuti in questo momento alla fine della partita. Ha ancora Pierleoni che riceve da Ferretti, si alza da tre punti, stavolta non va il suo tiro, rimbalzo Sanogo, palla per Bilotta, ancora Bodini, ancora Bilotta che si alza da tre punti, il tiro è cortissimo, tocca a Ferretti ma la palla finisce Sanogo, poi forte, non se l'aspettava, rischiano tantissimo i giocatori cremonesi, poi però Bilotta riesce a salvare prima di fazione. Ancora un blocco di e ancora un tiro da tre punti che non va, Ferretti a rimbalzo la meglio su Sanogo, palla per Orsini che corre velocemente il campo. Altra giocata allucinante di Orsini, chiedeva un fallo. Cocchi è sempre un giocatore abbastanza ruvido, gli arbitri tollerano il suo tipo di gioco, Orsini poi viene salvato. Rimessa in attacco per Mortara, 6 secondi, la palla è per Pierleoni, sempre forte su lui, arriva il blocco di Ferretti, rimane Sanogo con Pierleoni, decide di puntarlo, rischia di perdere la palla, Maniglia la perde, va da Orsini, 6 secondi, Orsini dovrà forzare, tira dalla lunetta, il tiro è cortissimo. Altra palla giocata malissimo da Mortara, palla per Forte, 5 minuti e 3 secondi alla fine della partita, la palla è per Sanogo sotto canestro, gli sporca il pallone Ferretti, lo tocca Pierleoni, lo recupera Orsini. Tiro da due punti di Ferretti che non va, Cocchi, troppa fretta stavolta, troppa frenesia. Palla nelle mani di Bilotta da questi e Bodini che sta chiamando lo schema, intanto... 4:40 alla fine della partita, arriva Cocchi per il blocco, passa a Bilotta, su lui c'è Baiardo, l'apertura è per Forte, ancora Cocchi spalla canestro, Baiardo si è girato la parte sbagliata e viene punito. Baiardo non si è capito cosa guardasse in questo momento e Bilotta segna altri due punti. 51 Mortara, 59 Cremona. Palla nelle mani di Orsini da queste Deconescu che va sotto canestro, però poi deve scaricare per Pierleoni che non tira, ancora Deconescu. Cos'è sto confusione bestiale? Palla per Baiardo che dovrà forzare, si alza da tre punti Baiardo, non va neanche stavolta e la Verdi Mortara sembra essere finita. 4 minuti alla fine della partita, Zanellati decide di non chiamare time out. Bilotta passa su Baiardo che poi commette fallo. Quarto fallo per Mortara, pronto a tornare Diop. Rimessa in attacco per la formazione cremonese, esce Sanogo, torna Diop, 3:54 alla fine della partita, 51 Mortara, 59 Cremona. Mortara è andata 51-52 a 54, poi si è spenta come
è successo troppe volte in questo campionato e anche stasera. Rimessa di Boldini per Bilotta, su lui c'è Baiardo in marcatura. Bilotta si spazia, tira da tre punti, il tiro non va. Cocchi alla meglio sui Mortarese, arriva Gioppi, il tiro da tre punti che non va, rimbalzo di Pierleoni per Orsini che fa correre Ferretti. Ferretti perde palla e Zanellati chiama time out. Stavolta è Mortara che chiama il time out perché oggettivamente dopo il buon avvio di quarto quarto la squadra si è spenta, come è già successo tante volte in questa, diciamo, in questa stagione, in questa serata, e Cremona con quel poco di decente che ha fatto riesce a portare un vantaggio che potrebbe essere importante visto il punteggio bassissimo con cui si sta disputando la partita. Si torna in campo dopo il time out. Rimessa da fondo campo per Cremona dopo la palla persa in attacco nel Mortara, che ritorna in campo con lo stesso quintetto, ovvero Baiardo, Ferretti, Orsini, Pierleoni e De Conescu. Dall'altra parte ci sono Bodini, Bilotta, Ferro, Cocchi e Diop. Bodini chiama lo schema frangiato da Orsini, palla per Bilotta. De Conescu cerca l'anticipo su Cocchi, Cocchi alla meglio, poi vorrebbe giocare con Forte. Qui tocca il pallone Pierleoni, rimessa da fondo campo, 8 secondi per l'azione offensiva della formazione ospite. 3-18 alla fine della partita, 51 Mortara, 59 Cremona. Diop deve scaricare Ferro che dovrà forzare. Non ha toccato il Ferro, non è suonata la sirena dei 24. Si alza tutta la panchina di Mortara perché è il 24 secondi. E non è suonata la linea dei 24. E infatti pronta la protesta dei mortaresi, dal tavolo arrivano le scuse per non aver fatto suonare, l'arbitro interviene, palla persa in attacco a Cremona, 3 minuti e 7 secondi, 51-59 per Cremona, rimessa di Baiardo, si apre Porsini per ricevere, la palla è ancora per Baiardo che finta il tiro poi va in penetrazione, tira da due punti di Baiardo, va a segno, 53 Mortara, 59 Cremona. 2.50 alla fine della partita, però Mortara dovrà anche accelerare un pochino perché fallo di Pierleoni che si strattona con Forte, bonus peso da Mortara, quindi due liberi per il numero 66. Non una grandissima idea quella di Pierleoni perché regala due liberi alla formazione ospite che nella carestia di punti segnati sono importanti. Il libero di Ferro, si arrampica sul Ferro e va dentro, ancora un tiro libero per lui. A segno anche il secondo, 53 Mortara, 61 Cremona, che al momento ha più voglia di vincere di Mortara, diciamo che il livello è abbastanza scadente, Cremona però ci sta mettendo un pochino più di Mortara di intensità. Baiardo batte Bilotta, arriva Cocchi che travolge un'altra volta Baiardo, dice che ha preso la palla, fallo di Cocchi che va poi a due liberi per Baiardo. 2.33 alla fine della partita, 53 Mortara, 61 Cremona. Mortara buono speso, Cremona ancora un fallo da spendere. Andrà in lunetta Alberto Baiardo. A segno il primo libero di Baiardo, ancora un tiro libero per lui. Mortara ha cercato poco il gioco sto canestro, soprattutto quando Cremona è andato in bonus. A segno anche il secondo, 55 Mortara, 61 Cremona. Palla nelle mani di Bodini che chiama lo schema, su lì c'è
Orsini rischia l'infrazione in campo perché poi si salva. La palla è per Diop, 14 secondi alla fine dell'azione. Diop va a contatto con Ferretti che mette il petto e l'arbitro punisce l'intervento falloso di Ferretti. Due liberi per Diop, 2 minuti e 17 secondi alla fine della partita. Zanatti ha qualcosa da dire al suo capitano. Due liberi per Diop. Assegno il primo libero di Diop. Assegno anche il secondo. 55 Mortara, 63 Cremona. Palla nelle mani di Orsini. Mortara però deve anche provare a darsi una mossa. Ci vuole provare a rimettere in piedi la partita, anche se sembra quasi impossibile visto l'andazzo. Palla per Pierleoni, molta confusione, esce Baiardo che finta il tiro da tre, poi si spazia, poi tira da tre punti, non va il tocco di Bilotta, la palla è per Diop, ultimi due minuti e qui la situazione si fa estremamente complicata per Mortara. Bilotta passa la metà campo, Diop si avvicina a canestro e con una tabellata clamorosa probabilmente scrive la parola fine della partita. 55 Mortara, 65 Cremona. Palla per Pierleoni che apre ancora per Baiardo, ancora da tre punti, non va neanche stavolta e qui è definitivamente morta la partita. Mortara inizia come peggio non potrebbe questa pool salvezza. È vero che parte con tanti punti, ma se non vinci in casa contro una squadra che oggettivamente è assolutamente alla tua portata ma che ha ci messo un po' più di grinta, diventa complicato. Adesso domenica prossima trasferta sul campo della Blu Arabica Bergamo, poi in casa contro la Palle Milano. Cocchi spara un missile a tre punti, Orsini recupera, palla per Baiardo, un minuto, fallo di Forte, quarto fallo di peso da Cremona in questo momento, rimessa in attacco per Mortara appena oltre la metà campo, secondo fallo di Forte, quarto fallo di squadra per i cremonesi, anzi no, l'arbitro dice al di qua della metà campo. Ultimi un minuto e otto secondi, palla per Orsini, non si apre nessuno, rischia di buttare via il pallone, lo salva Pierleoni che poi gira attorno ai compagni. Iaconescu va in attacco e trova due punti, 57 Mortara, 65 Cremona. La rimessa è di Bodini, c'è la pressione sul campo ma è un po' tardi. Cocchi segna e subisce il fallo di Iaconescu. Donati ancora qualcosa da dire agli arbitri, ma tant'è, canestro e fallo per il numero 6. Intanto Zanellati sta discutendo ancora con la più arbitrale per 43 secondi e 5 centesimi. Un tiro libero aggiuntivo per Cocchi che ha realizzato sul fallo di Iaconescu. Anche il libero a segno, 57 Mortara, 68 Cremona. Pierleoni va a segno velocemente ma è un po' tardi per fare. La palla è nelle mani di Cocchi che passa da metà campo, ancora Bodini. La palla è per Cocchi, ancora Bilotta, la palla è sotto canestro per Ferro che va a appoggiare ancora. Zanatti dice tenerla fino alla fine, tanto ormai la partita è persa, ultimi 15 secondi. E finisce 59 Mortara, 70 Cremona, che viola il campo del Palagoglieri. Il pubblico chiede ai giocatori Mortara di scusarsi per la pessima prestazione in campo, veramente una delle partite peggiori, forse di quest'anno la peggiore, e iniziare così la pool salvezza non è certo facile. Certo Mortara ha un buon vantaggio di vantaggio ma non può dormire sugli allori. Domenica prossima trasferta a Bergamo, poi pallacanestro Milano, non al Palagoglieri ma alla palestra delle scuole medie. Buonasera a tutti.